Questa è una prima iniziativa che come centro vogliamo portare avanti e ha significato un pochino di provare insieme a confrontarci su una tematica che voi vivete da un lato, noi dall'altro, ma che tutto sommato serve che la viviamo insieme, che cerchiamo di omogenizzare i vostri linguaggi e i nostri, di capire che cosa facciamo noi e che cosa fate voi. Noi operiamo in un centro iperbarico, voi operate in mare, avete delle vostre problematiche, noi abbiamo delle nostre. Nel centro iperbarico si tratta sì patologie di mare, ma si trattano anche altre patologie, è una parte della nostra attività. Abbiamo fatto un piccolo incontro in ospedale nel centro un paio di mesi fa, proprio in cui avete aderito con grande simpatia. E abbiamo cominciato a mettere, diciamo, un piccolo seme da una piantina che vorremmo far crescere, che è quella di crescere insieme, di verificare un momentino quello che si può fare in Sardegna. Diciamo, noi possiamo lavorare all'interno del nostro centro di riferimento, però si può fare anche qualcosa, penso, a livello regionale, se lo riteniamo opportuno. Che non gli ho rubato troppo tempo, quindi possiamo dare la parola al primo dei due, al dottor Luciano Ditri, che quindi parlerà dell'ossigenoterapia iperbarica e la subacquea. Questo vuol dire che riguarderemo un attimino assieme quelli che sono i passi dall'inizio delle iniziative che hanno portato l'uomo a esplorare il fondo del mare in correlazione a quello che è stato le prime avvisaglie che questi uomini avevano bisogno di qualcosa di supporto per riuscire a fare la subacquea in una maniera assolutamente sicura. E uno si domanderà: ma cosa c'entra con la subacquea? Beh, se noi ripercorriamo all'indietro gli anni che hanno visto, ormai non si parla più dell'altro secolo, ma di 2 secoli fa, Henshaw costruì il cosiddetto domicilium. Si deve aspettare però il 1800 per arrivare alla costruzione di questo, non so se si vede abbastanza bene, di questo camera iperbarica stranissima voluta dal professor Forlanini, che tra l'altro è stato l'inventore del pneumotorace terapeutico. Oppure questa camera operatoria, questa sala operatoria iperbarica, dove il dottor Fontaine, un francese, nel 1879 fece, addirittura arrivò a un 25-30 interventi. Però nel 1878, per la prima volta, un fisiologo francese, Colbert, che descrisse per primo in maniera clinica, oh grazie, adesso ne ho due, siete molto gentili, la malattia della decompressione. E disse, consigliò l'uso o di una progressiva decompressione, senza porre però delle tappe, dei limiti, eccetera, però una decompressione lenta, oppure consigliò l'uso di camere iperbariche per la ricompressione, per una decompressione all'asciutto molto più tranquilla. Nello stesso anno, o negli anni intorno al 78, Colbert individuò e descrisse la tossicità dell'ossigeno iperbarico a livello neurologico e sconsigliò l'uso dell'ossigeno iperbarico nel trattamento della malattia della compressione, per cui il subacqueo veniva solamente compresso e respirava aria. Mentre la medicina subacquea si evolveva stimolando i bisogni degli operatori che andavano sottoacqua sempre più profondi e avevano sempre bisogno di maggiore sicurezza, quindi la medicina subacquea cercava di stargli dietro, e la medicina iperbarica stagnava rimanendo ancorata a una respirazione di aria compressa per una moltitudine di patologie che però non avevano nessun razionale. Noi vediamo la costruzione tra gli anni 20 e tra il 1920 e il 1930, dottor Cunningham a Cleveland fece costruire questa camera iperbarica che aveva circa 35 metri di lunghezza in cemento e che in cui lui trattava tutte le patologie possibili e immaginabili, però senza nessuna base. Nel
Sempre nello stesso periodo fece guarire un paziente il quale per riconoscenza gli fece costruire questa camera che in assoluto è stata la più grande camera iperbarica che si abbia mai avuto, che sia stata mai costruita sulla Terra. Questa camera aveva 72 stanze e era di 6 piani e chiaramente non avendo dei risultati perché le patologie venivano prese molto a casaccio, durante la seconda guerra mondiale fu demolita per utilizzare l'acciaio della camera a fini bellici. Churchill Davison, che era un anestesista americano, comincia a usare l'OPI per potenziare l'effetto delle radiazioni sui tumori. A questo punto abbiamo la camera iperbarica moderna che adesso, diciamo, per la maggior parte del suo lavoro lavora per patologie gravi e complesse per cercare di chiudere un circolo, per interrompere un circolo vizioso e per dare la possibilità al paziente di raggiungere la guarigione o uno stato di salute o di, diciamo così, di blocco della patologia che in termini di costi è sicuramente molto, molto valido. Ritorniamo alla subacquea. Perché motivo noi, e anche, cioè noi a seguito di quello che c'era stato proposto da Paul Baer, portiamo un paziente in camera iperbarica dopo una diagnosi di malattia delle compressioni? Innanzitutto per ridurre il volume delle bolle, perché chiaramente per la legge dei gas, se noi aumentiamo la pressione, il volume si riduce. Eliminare le bolle dal sistema vascolare, scaricare il gas dalla bolla ai tessuti al sangue, evitare un nuovo assorbimento di gas nei tessuti colpiti, evitare la riespansione di bolle ancora presenti, evitare altre embolie e favorire l'ossigenazione dei tessuti ischemici. Chiaramente se noi riduciamo la bolla che occlude un vaso, la bolla più piccola permette di far passare del sangue che prima non passava, quindi si ossigena. Però tutte queste cose riescono meglio se noi facciamo respirare ossigeno al paziente. Allora a questo punto vedete che cosa c'entra l'ossigeno iperbarico, l'ossigenoterapia iperbarica con la subacquea? C'entra perché tutte queste cose che noi cerchiamo di fare nella terapia di ricompressione di un paziente embolizzato riescono molto meglio se usiamo l'ossigeno. Aspettiamo fino al 1964, anno in cui ricominciano questi studi, e nel 1967 gli americani della Marina americana presentano la tabella 5 e 6 che conosciamo tutti della US Navy. Come vedete queste sono le due tabelle, questa è la tabella 5 che ha una durata di circa 2 ore e un quarto, questa è una tabella che ha una durata di 4 ore e qualcosa, un piccolo flash di come agisce l'ossigeno in caso di una occlusione da parte della bolla di gas inerte, vedete che si crea una zona di ischemia. Il tessuto qui, questo tessuto qua, è ischemico perché è a valle della bolla, questo è il vaso, la direzione del flusso è questa qui. Noi somministriamo ossigeno, a questo punto l'ossigeno va a ridurre più rapidamente la quantità di gas inerte perché lo sostituisce con l'ossigeno sostituisce il gas inerte, la bolla si riduce e in contemporanea l'ossigeno sciolto nei tessuti va a ossigenare la zona di tessuto che prima era ischemica. Come vedete l'ischemia non è più ischemia, ma c'è una presenza di ossigeno che sicuramente permette a questi tessuti di sopravvivere. Dicevamo prima, adesso ormai siamo negli anni 60, quindi siamo già in presenza di immersioni in saturazioni e vengono messi a mare con queste moderne campane. Però questa gente non respira più.
aria, perché oltre i 50 metri è assolutamente impensabile che questa gente respiri aria, in quanto si ritroverebbero ad avere sicuramente dei problemi. Nacquero le tabelle diciamo di ricompressione terapeutica con l'uso delle miscele. Quindi tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 compaiono anche nella terapia ricompressiva le cosiddette miscele ossigenate, che possono essere sia in azoto sia in elio. Quelle in elio si è visto che in certi casi sono superiori o comunque più facili, più danno risultati migliori in tempi più rapidi. Qui un esempio di una miscela iperossigenata di 30 metri, proprio elaborata dalla Comex, la tavola 30, che prevede un'immersione a 30 metri, la compressione a 30 metri con respirazione di miscele 50% di elio e ossigeno e 50% di azoto ossigeno. Diciamo, se la medicina subacquea e la medicina iperbarica sono cugine, e direi che in questo momento sono sicuramente complementari, io ho l'impressione che nei tempi futuri noi ci ritroveremo ad avere la medicina subacquea e la medicina iperbarica rimarranno complementari, ma avranno ognuna delle, tutte, cioè tutte e due avranno una loro vita indipendente. Ecco, io credo di aver finito, sì, e vi ringrazio per l'attenzione.